Allora, ci siamo incontrati quasi per caso ieri fuori dal red carpet. Lorenzo Adorni, come stai? Molto bene, molto Molto stanco, stanco, dillo, molto molto, stanco. molto, molto stanco. Cioè, è proprio una questione di Venezia, una questione di Eh sì, allenamento, è una è così. roba Infatti è bello incredibile. stare qui perché è l'unico momento in cui ci si riposa, uno si siede e non deve fare altro. Un caffè. Senti Lorenzo, innanzitutto che emozione è venire a Venezia alla mostra con Adagio di Stefano Solli, ma già in concorso. Allora, hai detto tre cose fondamentalmente che creano un surplus di Cortocircuito. emozioni Esatto. che è a dir poco indescrivibile. Infatti, penso che la mia stanchezza sia Stress anche totalmente. psicologico. Sì, però è incredibile. È la mia prima volta a Venezia, prima di tutto. Quindi, come battesimo del fuoco, devo dire E che mi subito in sento concorso diretto così. subito in concorso Con con Stefano. Stefano Con un Sollima. cast. Favino, Fabino, Servillo, Servillo, Mastandrea, Mastandrea. Giannini, Di Leva, Tutti, ditene uno il e neo Gianmarco buttate Franchini, che secondo grande me è Franchini che è stato un ottimo rivelazione. protagonista a rivelazione. Esatto. Insomma, E ieri in sala che incredibile. effetto ti ha fatto? Era la Ma prima volta che lo vedevi o avevate già visto avevo già visto qualcosa? qualcosa e poi ieri però insomma l'ho visto definitivo in sala, quindi anche Col lì pubblico poi lì. col pubblico e secondo me ero tipo una sorta di manichino con un sorriso stampato appiccicato perché ero tesissimo, Ma quando ti ovviamente. vedi poi sullo schermo, che effetto ti fa? Sei uno di quelli che fa finta di nulla o si critica o si. Allora, di base è come quando mi vedo, la prima volta che mi vedo sullo schermo, è come se comparisse una banda nera su di me e un acufene fortissimo nelle orecchie che Ah, non mi quindi proprio permette di tipo. sentirmi. Però ieri ho cercato di respirare, volevo godermi i film, anche perché i film non si fa mai da soli, cioè anzi, Certo. volevo vedere le storie di tutti, volevo vedere poi Beh, cosa sì, il venisse lavoro fuori. collettivo, esatto. Esatto. E devo dire che è Bene, stato. Solli, ma Questo è Solli Solli, mi ma sta che facendo controlla giocare. cosa sto dicendo. Esatto. Tra E l'altro c'è anche la data d'uscita del film, 14 che è dicembre, 14 dicembre, 14, esatto. infatti si parlava anche ieri in conferenza stampa delle grandi aspettative di Vision, che è distributore e produttore insieme a Fremantle. Tra l'altro ieri festa con i Subsonica che hanno scritto la colonna sonora e sono venuti qui a Venezia Ah, no, poi esatto, cioè per dimenticavo fare anche DJ questa cosa set. qua. Cioè, fai il red carpet, mi ritrovo con i Eh Subsonica che li sì, c'era ascolto dal Casacci, 94, Boost. praticamente da quando avevo 2 anni. Mi ritrovo lì con Busta, Samuel, quella gente che c'è Grandezza. lì di fianco. Personaggi incredibili. Sì. Una. E grande colonna sonora, ieri poi si è Sì, sentito, bella cioè. epica. Sì, bella Senti, epica, ma. però con i giusti. Cioè, con la giusta Sì, introspezione, secondo me, è molto figo. totalmente. Senti, ma com'è stare sul set con Sollima? Com'è lui? Esigente, cattivo? No, allora è Tanto esigentissimo, cattivo lui veniva no, dai due perché. film americani, Sì. era un po' che non girava un film. Era molto che non girava in Italia, era il suo ritorno in patria Esatto. fondamentalmente. E devo dire che no, lui è esigente assolutamente, ma come tutti gli autori penso, Beh certo, come chi poi mette il nome sul prodotto, no? però l'ambiente che crea è sempre molto creativo, è uno che si mette molto in gioco con noi attori e lui è una macchina da guerra, nel senso che non molla veramente un centimetro mai, cioè ha un livello di concentrazione che è Totale. encomiabile, non ho mai visto una cosa del genere, Senti, non veramente. possiamo dire nulla della trama, ma che atmosfera c'era sul set invece, proprio con tutti loro, cioè Mastandrea, Servillo, Favino, Giannini? Ma cioè, paradossalmente no, perché è gente che comunque non stiamo neanche qua a parlarne, Vabbè, certo. con il curriculum e l'esperienza che hanno, portano comunque una calma chirurgica, dico sempre, perché comunque Ma è perlomeno vero quello una che cosa fanno che alzano il traspare. livello poi? Cioè, Sì, come perché. giocare con i grandi calciatori, cioè. Sì. E non è mai una cosa in riferimento all'ego, cioè è sempre una cosa legata a È quello collettivo. che portano. E quando vedi questa gente, ma io poi in particolar modo ho avuto modo di lavorare tanto con Adriano Giannini, che secondo me ha fatto una Ah. performance incredibile, insomma, poi si vedrà, Grande però Adriano. È stato un livello altissimo e quindi sei spronato a dare anche il tuo meglio, Certo, no? Quindi esattamente come in campo. sì. Ma tu non sei a Venezia solo con Adagio, ma anche con un'altra serie, Un'altra giusto? serie Serie Rai Play, totalmente diversa, totalmente che si diversa, chiama? si chiamerà YOLO, che è Cioè l'acronimo YOLO. esatto, You Only Love Once, perché l'acronimo reale sarebbe You Live Once. Esatto, come James Bond.
Esatto, però invece sono lì protagonista insieme a Ludovica Martino, anche lei professionista con cui mi sono trovato, certo, benissimo. Grandissima Ludovica. Faremo questo comedy molto incentrato sul cibo, però non voglio spoilerare. Saranno 6 episodi, è un format delle miniserie che vanno adesso, no? 15 okay. Ma minuti siete tu episodi. E lei di base? Protagonisti e lei, poi siamo affiancati da anche lì un altro bellissimo cast, c'è cioè Alberto Paradossi, Ugo Piva. Senso, grande Alberto Paradossi. Alberto tra l'altro ha fatto anche con voi, se non sbaglio, una bellissima intervista. Molto simpatico. Sì, poi è uno dei miei più cari amici, quindi anche lì quindi giocare dai, in casa in amicizia è stato molto divertente. Senti, ragazzi, che è il tuo mito, quello a cui torni quando sei un po' in crisi, diciamo, quando dici ma non so perché ho fatto questo mestiere, guardo lui e dici ah ok. Ma allora ce ne sono tanti. Io sono un grande amante, ma veramente tra italiani, cioè tra Elio, Germano, poi però io ho avuto sempre questo feticcio per Robert Downey Jr., Ryan Gosling, insomma. Sono... Robert Downey Jr. tra l'altro è secondo me sottovalutatissimo come attore. Cioè l'hanno poi quando l'hanno messo in Iron Man, che ha creato, sì, secondo me un personaggio iconico, blockbusterone, però. Cioè, però di Chaplin 30 anni fa lui ha preso nomination all'Oscar, esatto, per Chaplin in esatto tempi, è anche un, come si dice, dalle mie comico, zone tra l'altro fantastico, sì, Downey Jr. matto palato come si dice in Emilia, però un artista secondo me a tutto tondo, sì, devo dire. E adesso pare che in Oppenheimer, non l'ho ancora visto, Oppenheimer, detto ciao, che sì, 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 è veramente poi diretto torna, da Nolan è... torna a dei livelli, sì, altissimi, sì, anche lui, comunque sì, ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti, di miti per me. Ma il tuo film del cuore invece qual è? Il mio film del cuore è Drive. Cioè, Drive di Refn. Sai che abbiamo incontrato ieri Refn? Qui proprio? Sì, no, qui a... Ah, ok, no, perché se io ero seduto qua, mi alzavo e pulivo il cuscino e andavo. A Drive? Sì, Drive. Drive, io dico sempre, è il film che farei vedere a un alieno che arriva sulla Terra e dice cos'è la cinematografia. Io direi Drive, è un film di 95 minuti, quindi sì, durata molto compatto, compressa, compatta, colonna sonora con Kaczynski. Cliff Martinez poi pure, bellissimo. Incredibile. Fotografia. Sceneggiatura all'osso, però molto precisa, fotografia della Madonna, regia impeccabile. Scena preferita? Scena preferita è l'ascensore. È ovviamente scontato, però io penso che quel momento con Carey Mulligan sia... È bellissimo, sì. Una cosa che poi ti strappa il cuore. Sì, perché c'è la violenza totale e l'amore totale. Cioè, sì, è quella cosa di Eros e Thanatos, però studiata, sì, sì, in narrazione, c'è di immagini. C'è il gesto di Ryan Gosling. Ma di cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando di anche lì di Nicola, di cinema. Nicola tra l'altro è qua ancora, è qua che gira. Ma perché ha fatto anche una masterclass, mi ha sa. Ha fatto la masterclass, ha presentato il restaurato di Ruggero Deodato. Ah, è vero. E quindi ha fatto una masterclass così e vabbè, lui poi... Beh, anche lui un altro livello artistico. Assolutamente. Allora, Lorenzo, Lot Corner, adesso andiamo a riposarci, andiamo a dormire direttamente. No. Vado in barella adesso. Esatto, poi aspettiamo l'uscita di Adagio. Ah, non abbiamo detto YOLO quando esce? C'è una data? Allora, dovrebbe essere il 23 settembre, quindi... se non sbaglio, quindi molto recente. Intanto poi facciamo questa presentazione l'8, le giornate degli autori. Quindi... E noi aspettiamo tutto. Lorenzo Adorni all'Hot Corner. Grazie, Lorenzo. Grazie mille, Andrea. Grazie. Ciao.